Da capoluogo di provincia, nome di origine longobarda. Sondrio deriva da Sundrium, che significa terreno tenuto e lavorato dal padrone. Sondrio che è stata distrutta. E non dimentichiamoci che mancano ancora delle tappe importantissime, come la cronoscalata del Bocco, l'arrivo in salita alle Desalpes e a Sestriere, che sono tappe ancora molto molto importanti. E visto come sono andati i corridori in questa prima parte di giro e soprattutto in questi tre giorni di grande montagna, io direi che qualcosa di buono e di bello dobbiamo ancora aspettarci. E siamo a Sizziano, vedete, siamo a 500 chilometri dalla conclusione, 55 scusatemi chilometri dalla conclusione, mentre vediamo che Di Benedetto sta tranquillamente colloquiando, non so da cosa starà dicendo. Staranno facendo una conferenza stampa in gruppo. Vediamo Di Benedetto che sta parlando con Moreno Argentini, evidentemente gli starà consigliando, chi lo sa, una nuova tattica di corsa per poter proteggere Merzin dagli inevitabili attacchi che gli verranno portati in quelle due tappe fondamentali, Le Desalpes e Sestriere. Ma non dimentichiamo che mercoledì il Giro d'Italia arriverà ad un altro degli appuntamenti importantissimi, mentre vedete ora inquadrato Delas Cuevas, un Delas Cuevas che ieri e nulla ha potuto in quell'infernale ritmo di gara imposto da Pantani. Stavamo parlando della cronoscalata al passo del Bocco. Per quanto ci ha fatto vedere ieri Pantani, dobbiamo dire che sicuramente, se mantiene questa condizione, ed è molto probabile, non ha per forza partita persa nei confronti di due grandi specialisti come Berzin e Indurain. In pratica potrebbe tenere un buon margine nei confronti di questi due atleti. Cosa ne pensi, Beppe? Ma io penso che intanto se Pantani ha le gambe, ha ancora energia e coraggio, ce l'ha, l'abbiamo visto, deve tenere sotto tiro i suoi avversari. Oggi nel finale ci sono sicuramente non salite impegnative, ma due passaggi su questo strappo del Canneto, e secondo me non deve dare tregua, deve impegnarli sempre, soprattutto nella tappa di domani. Non dimentichiamoci che c'è l'arrivo a Lavagna proprio giù in Riviera, però si attraversa l'Appennino, è una tappa impegnativa, ci sono delle ottime salite, quindi secondo me bisogna tenerli sotto pressione proprio per non farli recuperare troppo. Dopodiché può anche giocare alla pari alla cronoscalata del Bocco. Secondo me questa è la tattica che deve attuare. Questo per quanto riguarda l'attaccante, però dobbiamo anche dire per onestà che il Berzin si è difeso bene ieri, è un corridore che ha una squadra eccezionale, potrebbe avere un sacco di compagni di squadra lì che lo aiutano, potrebbe fargli fare un passo regolare, quindi difendersi altrettanto bene. Stiamo vedendo nelle immagini la maglia ciclamino di Gianni Bugno. Ieri non è andata come tutti speravano. No, non è andata come tutti speravano, soprattutto come speravamo noi e anche il suo direttore sportivo, perché l'avevamo sentito ieri prima dello Stelvio, dopo dello Stelvio, dire che era la giornata buona per attaccare. Così non è stato. E d'altra parte Bugno sì, si è difeso discretamente, ma non sicuramente un grande Bugno che tutti noi volevamo vedere. Senti, chiamiamo un po' Di Benedetto, sentiamo quali argomenti stava trattando in precedenza con Argentina. Allora Claudio, sì, Davide, abbiamo visto particolarmente attivo lì davanti al gruppo. Buongiorno a tutti, vi stavo mettendo al corrente dei risultati d'ascolto di ieri. Dagli anche a noi e ai nostri telespettatori, dai. Abbiamo fatto la prima parte, quella prima del telegiornale, 4.600.000 e qualcosa, e la seconda parte 6.800.000 e qualcosa, che insomma quasi 5 milioni, scusate, 800.000 e qualcosa, che sono insomma quasi 6 milioni. Quindi uno share del 50%. Sì, più del 50%, che vuol dire che...